All'inizio di maggio la città di Fermo si trasforma in un luogo di eccellenza per chi ama la bici, grazie alle tante iniziative organizzate dal pedale Fermano Eventi. E domenica 6 maggio è la giornata clou con la disputa della Gran Fondo Sette Muri Fermani, nota come Le Nostre Fiandre, a cui nel pomeriggio segue la gara per donne professioniste Muri Fermani Forza Marina Gianmarco Lorenzi. Ma gli organizzatori di Fermo riescono ad allestire tanti altri eventi collaterali per realizzare un grande appuntamento di sport, turismo e divertimento. Infatti già 2 giorni prima della Gran Fondo inizia il primo Fermo Pizza e Bike Festival, che prevede esibizioni culinarie, di ballo, spettacoli, musica e concerti. Poi la domenica mattina si svolge in Piazza del Popolo un'esibizione di Dogability, mentre nel pomeriggio va in scena la Gincana in piazza per giovanissimi. L'edizione 2012 della Sette Muri Fermani inizia con un cielo nuvoloso che spaventa qualcuno degli oltre 400 iscritti alla Gran Fondo, tornata per l'occasione al percorso unico. La partenza ufficiosa avviene alle 9 in punto dalla splendida piazza centrale. Il sindaco Nella Brambatti si veste da mossiere e mette in marcia la carovana. Dopo 15 km ad andatura controllata, la partenza ufficiale viene data alle 9.30 sul lungomare Adriatico tra Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio. Quando la Gran Fondo Sette Muri Fermani si avvicina a Marina di Altidona, ci sono 5 corridori al comando con 25 secondi di vantaggio. Si tratta di Piero Zizzi e Mauro Muciarelli, entrambi del gruppo ciclistico Melania, poi Simone Calandrini e Pasquale Santillo, tutti e due del pedale Fermano, e infine Vinicio Rosario della No Limits. Quando si attacca la salita per raggiungere Altidona Paese, Zizzi va all'attacco, accumulando una manciata di secondi sui 4 compagni di fuga, a 25 secondi il resto del gruppo. Quando termina la prima salita ad Altidona, lo scenario cambia. Dentro il paese transita da solo Piero Zizzi, mentre 40 secondi dopo passa un gruppo composto da 44 unità che nel frattempo ha ripreso gli altri 4 componenti della fuga iniziale. A Monte Rubiano il vantaggio di Zizzi aumenta a 1 minuto e 10 secondi, però il distacco inizia a calare lungo la discesa, dove un gruppo formato da 44 corridori si avvicina al fuggitivo. A Monte Vidon Combatte, quando mancano 60 km al traguardo, il vantaggio di Zizzi sui 44 inseguitori è già sceso a 30 secondi. A 50 km dall'arrivo, in località Sant'Anna, termina la fuga del bravo Zizzi, il quale viene raggiunto dal gruppo di testa, ormai ridotto ad una trentina di unità. Tra loro anche Helmut Scheggia, del gruppo Melania, Fabrizio Amatucci della Meri Confezioni e Claudio Tempestilli della Croce Verde di Fermo. Al chilometro 80, quando si sta per entrare nella zona calda dei Muri Fermani, i 33 al comando lottano per il Gran Premio della Montagna, posto in cima al Belmonte. A meno 30 dall'arrivo entrano in scena i campioni del mondo, così se ne vanno in 3. Fabio Ciccarese, Vladimiro D'Ascenzo, entrambi del gruppo Melania, e Giovanni Lattanzi della No Limits Studio Moda. Lattanzi e D'Ascenzo hanno conquistato la maglia iridata nell'edizione 2011 del campionato del mondo che si svolse a Stavelot in Belgio. Quando a 10 km dall'arrivo si affronta il muro di Capodarco in località Salette, sia D'Ascenzo che Ciccarese mollano. We'll be right back.
E così resta da solo al comando Giovanni Lattanzi. Alla sua caccia si pone Michele Miglionico del Pedale Fermano, ma Lattanzi riesce a mantenere una manciata di secondi di vantaggio che gli permettono di trionfare sul traguardo di fermo, lasciandosi alle spalle Miglionico, seguito da Calcagni. La Melania era completo con un grande squadrone e di atleti fortissimi, ne erano tanti, non sapevo per chi faceva la corsa. Comunque man mano che passando dei chilometri ho capito per chi era la corsa, e quando si è decisa siamo andati via con Tascenzo e Ciccarese, siamo rimasti in tre, al primo muro ho sferrato l'attacco e sono stato fortunato, bellissima gara. Devo ringraziare anche i miei sponsor e soprattutto anche devo dire un grazie anche a Faciani che allestisce sempre delle bellissime gare. Onore credo a tutti quelli che taglieranno il traguardo oggi, perché alcune gocce di pioggia hanno reso anche più difficile la scalata ai muri. Io non avevo rapporti particolarmente agili e non mi permetteva di salire sui pedali, quindi è stata molto difficile. Se noi che siamo arrivati avanti abbiamo fatto grande fatica, un plauso va anche all'ultimo che chiuderà questa gara, perché avrà fatto il doppio della fatica nostra, e forse meritano più applausi queste persone che arrivano quando le transenne sono smontate, ma la fanno proprio per lo spirito amatoriale. Quindi questa è una corsa vera che secondo me premia il primo e l'ultimo. La gara femminile della Gran Fondo, Sette Muri Fermani, Le Nostre Fiandre, se la giudica Chiara Giuffini davanti a Sandra Marconi e Lorena Zangheri. È stata una corsa dura ma bellissima, veramente, veramente bellissima, che riempie veramente il cuore d'emozioni, perché la fatica è veramente tanta. Poi tutta la gente che ti incoraggia sui muri è qualcosa di spettacolare. Siamo soddisfatti perché, come avrete visto dalle immagini, abbiamo fatto tante di quelle iniziative che noi abbiamo portato a fermo molta gente. Non abbiamo solo i ciclomotori, spero che i ciclomotori capiscano dalle immagini quello che abbiamo fatto e spero che tutto quanto a livello organizzativo per la Gran Fondo sia andato bene. Per il resto credo che le immagini abbiano detto e dicano tutto.